Adesso ci sono. Ok. Allora, sì, in sintesi, per chi non avesse seguito, diciamo, il seminario finora, appunto, in questo seminario parliamo di una ricerca che abbiamo fatto all'ISTCNR relativamente alle narrazioni digitali. Quindi, come introdurre queste narrazioni digitali nelle biblioteche digitali che attualmente, praticamente, a fronte di una query utente, restituiscono un insieme di oggetti digitali senza però evidenziare nessun tipo di relazione semantica tra questi oggetti. Quindi, non è possibile praticamente creare una storia utilizzando gli oggetti digitali presenti, appunto, in una biblioteca digitale, quindi che sono riferiti a uno stesso argomento. Nella prima parte, appunto, di questo seminario ho parlato e parlerò io relativamente a, appunto, l'introduzione del concetto di narrazione digitale, e nella seconda parte parlerà il mio collega Daniele Metilli, che appunto parlerà e si focalizzerà sul rapporto tra narrazioni digitali e testo. Quindi quello che ho detto è che, diciamo così, per introdurre il concetto di narrazione, abbiamo dato una definizione di narrazione stessa, che quindi nella nostra, diciamo, idea è quella di una rete semantica costituita da eventi. A ciascun evento sono collegati degli oggetti digitali, testi o appunto oggetti multimediali, e questi eventi stessi sono collegati tra loro attraverso appunto relazioni semantiche. Quindi abbiamo individuato tre tipologie di utenti che potrebbero, secondo noi, essere diciamo, interessati sia alla creazione di narrazioni digitali che alla loro fruizione, e in particolar modo quindi sono gli studiosi, gli scienziati, gli insegnanti e gli studenti, che quindi possono creare narrazioni digitali di alto contenuto scientifico utilizzando praticamente oggetti di, per esempio, associati a diverse, che sono collezionati in diverse biblioteche digitali in un'unica narrazione, così come possono aggiungere appunto dei testi che possono trovare su web, oggetti digitali, video, immagini e così via. Quindi creare narrazioni ricche di oggetti digitali, di oggetti multimediali, di testo, e che praticamente, diciamo, sfruttino quindi ciò che è disponibile gratuitamente, diciamo, sul web, in una sorta appunto di rete semantica. La metodologia appunto che abbiamo utilizzato per introdurre queste narrazioni è quella praticamente, diciamo, del semantic web. In particolare abbiamo appunto usato le tecnologie del web semantico per introdurre praticamente il concetto di narrazione. Quindi abbiamo creato una concettualizzazione del problema, che appunto è una diciamo, descrizione informale del dominio di interesse, in questo caso sono le nostre narrazioni. Quindi abbiamo dato una specifica logica di questa concettualizzazione. Successivamente abbiamo creato, sulla base di questa specifica, una ontologia che va a rappresentare le narrazioni. Per ontologia, appunto, qui si tratta di un framework formale, diciamo, dove vengono sia nominate che descritte classi e proprietà, quindi relazioni, che servono per rappresentare in maniera formale un certo dominio della conoscenza, in questo caso le narrazioni. Quindi abbiamo, per testare, diciamo, la robustezza della nostra ontologia e la validità della nostra ontologia, creato un tool che si chiama Narrative Building and Visualizing Tool, che permette praticamente di creare le narrazioni sulla base del nostro modello ontologico. E infine abbiamo poi continuato a testare, stiamo continuando a testare la nostra ontologia in un progetto europeo, appunto, che si chiama Mingay, e poi appunto di cui parlerò in seguito. Ritornando appunto alle slide, partendo quindi dal primo, diciamo così, step della nostra ricerca, vi condivido un attimo lo schermo. Ok, spero lo vediate. Abbiamo praticamente studiato, come dicevo prima, quella che è la letteratura relativa appunto alla narratologia. Quindi siamo partiti praticamente, diciamo, appunto da Aristotele, abbiamo usato i formalisti russi fino ad arrivare alla narratologia computazionale, e appunto abbiamo poi studiato la letteratura relativa all'intelligenza artificiale, specialmente per quanto riguarda l'event calculus, da cui abbiamo derivato alcune nozioni.
e definizioni relativamente a alcuni elementi della narrazione, per esempio appunto il concetto di evento mentale, di fluente e così via. E abbiamo individuato dallo studio di questa letteratura che una narrazione consiste in almeno tre, diciamo, elementi di base. La prima è la fabula, quindi che è la storia praticamente così come presentata nel suo ordine cronologico, quindi gli eventi praticamente ordinati cronologicamente. Il secondo elemento è quello della narrations, ovvero praticamente diciamo una o più espressioni di una narrazione. Quindi, perché una narrazione può essere appunto, può avere più espressioni, può essere appunto raccontata in diversi modi, può avere un proprio linguaggio, per esempio, un proprio medium, e quindi praticamente in questo modo ci possono essere narration differenti di una stessa fabula. Quindi abbiamo individuato una reference relation, che abbiamo chiamato quindi una relazione di riferimento, che va a connettere praticamente queste espressioni, praticamente queste narration della narrazione con la fabula. Qui ho riportato, diciamo, per chiarezza un piccolo, diciamo, piccola immagine dove vedete praticamente a livello più basso c'è cioè il livello della narration, in questo caso praticamente si tratta appunto di un testo in cui il frammento testuale è certamente Dante è nato a Firenze. Bene, questo frammento testuale viene collegato attraverso appunto un livello intermedio che poi è quello che, diciamo della narration a un primo livello che è quello quindi della fabula dove gli eventi sono ordinati appunto in maniera cronologica. In questo caso quindi vedete che c'è una proposizione che ha come soggetto l'evento, cioè la nascita, in questo caso la nascita di Dante Alighieri. Come predicato, questo predicato che si chiama a luogo presso, e quindi come oggetto di questa proposizione c'è un posto che è Firenze. Quindi in questo caso ho formalizzato praticamente questi tre livelli praticamente della narrazione. Quindi fabula, il primo livello, narration, in questo caso un testo, e poi la relazione di riferimento che va a collegare praticamente la fabula con la narrazione testuale. Quindi, come abbiamo detto, la fabula consiste negli eventi ordinati cronologicamente e noi abbiamo definito poi un evento appunto come un'occorrenza spazio-temporale e abbiamo identificato tre relazioni principali che possono intercorrere tra gli eventi. Quindi una relazione merologica, cioè una relazione di Partoff, che serve praticamente, diciamo, a identificare quando un evento è incluso in un altro, una relazione temporale che associa quindi un evento a un certo intervallo temporale durante il quale l'evento è avvenuto, e poi una relazione di dipendenza causale. Quindi praticamente due eventi sono collegati da una relazione di causa-effetto per il narratore della narrazione stessa. Quindi, per esempio, il fatto che l'eruzione del Vesuvio abbia causato la distruzione di Pompei, in questo caso, praticamente nel nostro modello, questi due eventi sono correlati appunto da una dipendenza causale. Bene, gli altri elementi appunto della concettualizzazione sono le narration e la funzione di reference, quindi di riferimento. Una narrazione, quindi una fabula, può avere una o più narrazioni, e ciascuna narrazione può essere fatta da un narratore o più narratori e ha uno specifico contenuto. Quindi la narration fondamentalmente è il contenuto, è il messaggio praticamente di una storia che può assumere, può essere comunicato in differenti forme. Quindi può essere praticamente appunto un testo, un messaggio audiovisuale e così via. La funzione di reference, che quindi collega la fabula con queste espressioni praticamente diciamo differenti della fabula stessa, connette appunto, riesce praticamente a permettere la ricostruzione a partire quindi, come vedete in questa immagine, dagli eventi ordinati praticamente in maniera cronologica, quindi dalla fabula, alla ricostruzione praticamente del plot. Quindi il plot intendo l'intreccio, quindi così la narration, cioè
la storia così come è stata raccontata dal narratore, quindi attraverso l'utilizzo di, per esempio, flashback o di anticipazioni sul futuro. Quindi questa, funzione di reference ci riesce a ricostruire a partire, appunto, dalla fabula anche il plot, quindi l'intreccio. Bene, il secondo step della nostra ricerca è stato quello di dare una specifica logica di questa concettualizzazione. Quindi, per dare questa specifica, abbiamo utilizzato praticamente una logica del primo ordine, che è una logica praticamente molto potente e che ci permette di avere praticamente un'espressività massima di ciò che vogliamo praticamente rappresentare. Ora, in questo caso, praticamente noi abbiamo, dato una specifica logica suddividendola in due parti. Quindi, una prima specifica logica riguarda praticamente la definizione dei concetti, delle relazioni e degli assiomi che servono per rappresentare le narrazioni in maniera individuale, quindi come si rappresenta una narrazione. Poi abbiamo dato una specifica invece logica per andare a rappresentare praticamente la conoscenza globale, quindi l'insieme di tutte le narrazioni che possono essere raccolte in una stessa base di conoscenza. Quindi che cosa vuol dire dare una specifica logica? Significa definire praticamente attraverso la logica, in questo caso la logica appunto del primo ordine, dei simboli di predicati unari e simboli di predicati binari. Che cosa vuol dire? I simboli di predicati unari vanno a rappresentare praticamente i nostri concetti, per esempio il concetto di evento, il concetto di intervallo temporale, il concetto di luogo, il concetto di partecipante all'evento, quello di fabula, di narrazione e così via. Poi abbiamo definito una serie di simboli di predicati binari. Questi sono le relazioni che intrancorrono praticamente tra i nostri predicati unari. Quindi, per esempio, c'è una relazione praticamente appunto, che noi abbiamo chiamato i place, che è una relazione che intercorre tra l'evento e il luogo in cui l'evento occorre. Oppure una relazione di partecipazione che abbiamo chiamato i partic, che occorre tra un evento e i partecipanti a quell'evento. Ok? Quindi, per esempio, FE è la relazione che intercorre tra la fabula che ha come e gli eventi praticamente in essa contenuti. Sulla base di queste definizioni, praticamente di simboli di predicati unari, quindi di concetti, e di simboli di predicati binari, ovvero di relazioni, abbiamo poi definito tutta una serie di assiomi. Qui ho riportato un esempio per chiarezza. Questo esempio praticamente l'ho ripreso da una delle nostre narrazioni, che si è focalizzata sulla vita praticamente di Gustav Klimt, il pittore austriaco. In questo caso, praticamente, vedete, ho preso praticamente come evento, quello della pittura, praticamente, da parte di Klimt dei murales, nel Burgtheater. E vedete che ho usato praticamente questi simboli di predicati binari, quindi le relazioni eti e i place, per collegare questo evento da una parte praticamente all'intervallo temporale in cui l'evento è occorso, dall'altro praticamente al luogo, che in questo caso è Vienna. Ho usato poi il simbolo di predicato binario, i partic, per collegare l'evento ai partecipanti all'evento stesso. In questo caso, appunto, sono sia appunto persone, Gustav Klimt, Ernst Klimt, Hans Makart, e il teatro stesso, che invece in questo caso, appunto, è un edificio. Abbiamo dato una specifica logica anche praticamente al tempo all'interno della nostra ricerca. Questo perché? Perché il tempo è un elemento fondamentale nelle narrazioni. E quindi abbiamo dato praticamente, la nostra concettualizzazione include sia gli istanti temporali che gli intervalli. E quindi abbiamo praticamente, definito alcune relazioni, cioè due funzioni per connettere un intervallo temporale con il suo istante d'inizio e il suo istante di fine. Abbiamo poi definito un ordine totale praticamente tra questi istanti. Abbiamo utilizzato le 13 relazioni dell'algebra di Allen per catturare tutti i possibili modi in cui due intervalli possono essere relazionati l'uno all'altro, quindi per esempio un intervallo avviene prima, avviene dopo un altro, avviene durante e così via. E poi abbiamo definito due ulteriori proprietà che vanno praticamente, a definire la relazione appunto di Partoff, quindi quella mereologica, e la relazione di causa rispetto al tempo.
Una volta definita questa specifica logica, siamo andati a costruire in maniera, diciamo, più pratica la nostra ontologia. Quindi, come vi ho già detto, l'ontologia è un insieme praticamente di classi e di relazioni che servono a di classi e proprietà, anzi, che servono a identificare e a descrivere un certo dominio della realtà. In questo caso noi abbiamo nella nostra ricerca seguito, diciamo, la cosiddetta logica del riuso, nel senso che siamo andati a definire la nostra ontologia come estensione di tre ontologie già esistenti, che sono praticamente ontologie ISO, ISO diciamo così standard o ISO de facto. Cioè, scusate, sono ontologie standard o ISO o de facto. La prima è il CDOC-CRM, che è un'ontologia, diciamo, molto utilizzata, è uno standard ISO per la rappresentazione, diciamo, della conoscenza relativa ai beni culturali, quindi è molto utilizzata per esempio in ambito europeo per rappresentare praticamente la conoscenza presente nei musei, quindi relativa appunto a oggetti contenuti nei musei, oggetti museali. Abbiamo poi utilizzato l'ontologia FRBRO, che è un'armonizzazione tra il CDOC-CRM e l'ontologia FRBR. FRBR è un'ontologia che, diciamo, si focalizza sulla rappresentazione della conoscenza relativa ai record bibliografici. E poi abbiamo utilizzato OwlTime. OwlTime è una raccomandazione del W3C per la rappresentazione appunto semantica del tempo che abbiamo utilizzato appunto nella nostra ontologia. Nel nostro caso abbiamo deciso di implementare questa ontologia utilizzando appunto un linguaggio del Semantic Web, in questo caso è AWL e in particolare la versione AWL 2DL. Questa versione, diciamo, è importante per noi perché, diciamo, ci consente di avere, diciamo, ha un'espressività sufficiente per i nostri scopi rappresentazionali, quindi ci permette di rappresentare tutte, diciamo, le entità che abbiamo individuato e che compongono quindi le nostre narrazioni, ma nello stesso tempo è un linguaggio decidibile. Quindi, appunto, come sapete, un problema è decidibile, quindi se esiste per questo problema un algoritmo che in un tempo appunto finito ci dice se esiste o meno una soluzione a tale problema. Quindi in questo caso praticamente è un linguaggio, AWL significa Web Ontology Language, è un linguaggio praticamente che appunto ha una potenza, diciamo, espressiva adeguata ai nostri scopi e nello stesso tempo è decidibile. Quindi per creare la nostra ontologia cosa abbiamo fatto? Fondamentalmente abbiamo fatto un mapping tra quelli che sono i nostri, diciamo, la nostra specifica logica, ovvero praticamente i concetti, quindi i simboli di predicato unario, con le classi praticamente di queste ontologie. Lo stesso abbiamo fatto poi per i simboli di predicati binari che rappresentano invece le relazioni. Quindi, per esempio, abbiamo definito la fabula come sottoclasse, per esempio, della classe E4 Period, che è una classe praticamente dell'ontologia CDOC-CRM. Abbiamo individuato, per esempio, la narration come una sottoclasse di F14 Individual Work, che è una classe definita in FRBRO. O, per esempio, abbiamo definito l'evento come equivalente alla classe E5 Event del nostro CDOC-CRM. Lo stesso abbiamo fatto praticamente per le relazioni, quindi simboli di predicati appunto binari. Quindi abbiamo individuato, per esempio, il simbolo di predicato binario che abbiamo chiamato ETI è equivalente praticamente alla proprietà del CDOC-CRM che è P4 Astime Span. Quindi è una proprietà praticamente che serve per definire un collegamento temporale. Oppure, per esempio, il simbolo di predicato binario IPARTIC, quindi che identifica un partecipante, la relazione praticamente tra un evento e un suo partecipante, equivalente appunto alla proprietà del CDOC-CRM P12 occurred in the presence of. Bene, una volta che abbiamo quindi costruito la nostra ontologia, l'abbiamo utilizzata per riuscire a valutarla, a valutarne l'efficienza, la robustezza. E per fare questo praticamente abbiamo, diciamo, utilizzato due contesti differenti. Abbiamo utilizzato e stiamo tuttora utilizzando l'ontologia nell'ambito di un progetto europeo che si chiama Mingay. E
E poi l'abbiamo testata utilizzando praticamente appunto il Narrative Building e Visualizing Tool che abbiamo sviluppato noi e che praticamente serve proprio per creare narrazioni sulla base del nostro modello ontologico. Perché la nostra idea qual è? Quindi quella praticamente di prendere dei dati da diverse fonti, costruire una narrazione e poi visualizzarla. Allora, nell'ambito del progetto Mingay, appunto, stiamo valutando e utilizzando la nostra ontologia delle narrazioni. Il progetto Mingay, diciamo, ha come scopo, è un progetto europeo che ha come scopo quello di rappresentare e preservare la conoscenza, sia tangibile che intangibile, relativa praticamente agli oggetti artigianali che vengono visti in questo caso come beni culturali. In questo progetto sono stati selezionati tre temi pilota che sono strettamente collegati, diciamo, a quella che è la storia europea. Il primo è il vetro, che è rappresentato nel nostro progetto il Conservatoire National des Arts et des Métiers di Parigi. La seconda è la seta, che è invece rappresentata dal Museo della Casa della Seta a Krefeld, in Germania. E la terza è quella della mastica, che è rappresentata invece dal Museo della Mastica di Chios, in Grecia. Bene, noi all'interno, diciamo così, di questo progetto abbiamo creato la cosiddetta, quella che è stata chiamata Mingay Craft Ontology. In questo caso, praticamente, diciamo, abbiamo utilizzato però la nostra ontologia delle narrazioni come praticamente, diciamo, vocabolario di riferimento, quindi, diciamo, come elemento portante che è stata poi estesa per rappresentare, diciamo, della conoscenza. Che è proprio particolare, diciamo, del progetto, però il core praticamente dell'ontologia sviluppata all'interno di Mingay è costituito dalla nostra ontologia delle narrazioni. Bene, in questo momento l'ontologia viene testata, per il momento risulta, diciamo, robusta perché riesce, diciamo, a soddisfare gli scopi rappresentazionali degli esperti dei nostri tre temi piloti e praticamente, diciamo, quindi la stiamo, diciamo così, testando e continuiamo a testarla. Dall'altro lato abbiamo appunto creato questo tool che è un tool semiautomatico che permette, utilizzando e sfruttando le tecnologie del web semantico, di creare delle narrazioni e di visualizzarle. Qui ho riportato l'architettura generale di questo tool. Vedete che è un tool semiautomatico per cui c'è appunto un narratore che utilizzando un'interfaccia genera praticamente, diciamo, una narrazione, costruisce una narrazione. All'interno dell'interfaccia, in questo caso, vengono automaticamente importate le entità presenti in Wikidata relativamente al tema della narrazione del narratore. Quindi una volta praticamente che questo narratore, utilizzando quindi anche le entità di Wikidata, genera la sua narrazione, questa viene praticamente esportata come un file JSON, viene praticamente quindi diciamo così triplificata, nel senso vengono create delle triple che poi andranno a costituire praticamente il nostro grafo sulla base del nostro modello ontologico. La tripla è un concetto fondamentale del web semantico, per cui il grafo praticamente che si va a creare è sempre formato praticamente da un soggetto, un predicato e un oggetto, e queste triple sono collegate appunto tra loro da relazioni semantiche, quindi in questo senso costituiscono praticamente un grafo di conoscenza. Il grafo poi è stato passato praticamente ad un reasoner, che è un motore praticamente inferenziale, per cui praticamente questo reasoner riesce a individuare conoscenza, praticamente a dedurre conoscenza implicita a partire dalla conoscenza che viene esplicitamente rappresentata nel nostro grafo e aggiunge quindi delle inferenze. Il grafo si espande e viene collezionato in un triple store. Il triple store è appunto uno strumento per collezionare praticamente grafi knowledge base, quindi, e poi noi lo abbiamo praticamente interrogato e abbiamo praticamente reso la conoscenza qui collezionata visualizzabile in formati, diciamo, più semplici, che può essere quindi visualizzata da tutti, da parte dell'utente finale. Bene, qui vedete, ho riportato praticamente l'esempio dell'attuale interfaccia di NBVT, per cui praticamente, come vedete, qui sono riportate le entità praticamente riprese da Wikidata, organizzate in varie categorie, quindi persone, organizzazioni, oggetti, concetti, luoghi e opere. Qui
è il focus il tema della narrazione è la biografia di Gustav Klimt, vedete in quest'altro lato praticamente dell'interfaccia c'è la possibilità quindi di definire gli eventi, il titolo dell'evento, una data di inizio, una data di fine, le entità che possono essere, diciamo così, già trascinate qui da Wikidata, la descrizione testuale dell'evento, delle note e poi anche degli oggetti digitali si possono aggiungere appunto provenienti da biblioteche digitali, così come fonti primarie e fonti secondarie, che ora qui non si vedono perché appunto non mi permetteva l'immagine di mostrarle tutte. Ma appunto una volta creata quindi la narrazione, vedete qui gli eventi vengono presentati qui sotto al narratore. Questa narrazione può essere visualizzata praticamente in diversi modi. Un modo che abbiamo scelto è quello di visualizzare praticamente, diciamo, la narrazione, gli eventi della narrazione su una linea temporale. Qui vedete, ho ripreso un evento in particolare, quindi il ritratto praticamente, questo è il ritratto di Gustav Klimt, e appunto vedete che per ogni evento è riportata la data, il titolo, il testo, le fonti secondarie, le entità praticamente presenti in Wikipedia che sono diciamo che sono i partecipanti all'evento, gli oggetti digitali, in questo caso per esempio estratti da Europeana e così via. Un altro metodo per visualizzare la narrazione o comunque gli eventi è quello dei network graphs. Quindi in questo caso per esempio ho scelto come evento quello della creazione del bacio praticamente, quindi il famoso quadro di Gustav Klimt, e vedete che qui al centro appunto c'è la creazione del bacio, quindi l'evento, e qui ci sono i partecipanti e i partecipanti all'evento. Quindi Gustav Klimt, l'evento avviene a Vienna, quindi il luogo, e poi il quadro stesso, quindi l'oggetto. Ecco, in questo caso appunto sono quelle che vi ho presentato come esempio, sono appunto la narrazione di Gustav Klimt o quella di Dante, sono narrazioni praticamente che riguardano più prettamente appunto le scienze umanistiche. Ma un altro esperimento è stato fatto praticamente con il nostro tool per creare una narrazione da parte di un nostro collega che si occupa di biologia computazionale che era interessata a narrare la storia del calamaro gigante tra mito e scienza. Questa narrazione praticamente è stata appunto utilizzata poi nell'ambito di alcuni corsi di dottorato e appunto in questo caso vedete che la narrazione viene, qui ho scelto un evento in particolare praticamente, viene proposta agli utenti, in questo caso agli studenti, su una linea temporale e vengono appunto anche poi riproposti gli eventi come network graph. In questo caso la narrazione, a differenza appunto di quella di Dante e di Klimt, la cui fonte era Wikidata praticamente, in questo caso la narrazione è definita su un articolo scientifico, quindi che è stato pubblicato appunto e che nel 2014 che riguarda proprio, diciamo, la storia del calamaro tra mito e leggenda. Questo esempio mi serve soprattutto per evidenziare, diciamo, un concetto che secondo noi è, diciamo, chiave nell'introduzione delle narrazioni digitali, sia nelle biblioteche digitali che oltre. Scusate. E è questo, cioè, partendo da una storia, è possibile praticamente automaticamente connettere altre storie a questa storia, seguendo praticamente l'idea che diverse storie possono contribuire a creare praticamente una storia più grande e più completa su un determinato tema che si vuole narrare. Qui ho fatto un esempio di quello che ho appena detto, grafico, in modo tale, diciamo, che spero che sia più evidente, quello che voglio dire. Qui ho riportato la storia appunto del calamaro gigante tra mito e leggenda. Bene, questa è una narrazione che è stata creata da un esperto appunto di biologia computazionale. Scusate. Ma diciamo, a questa storia se ne connettono in realtà altre e utilizzando appunto le tecnologie nel Semantic Web è possibile praticamente associare altre storie a una storia principale in maniera automatica. Per esempio, si potrebbe associare alla storia del calamaro gigante quella della definizione del sistema Nature da parte di Linneo nel 1735, quando praticamente Linneo definisce e identifica il calamaro gigante come una specie a sé stante definita come mostro marino. Anche se poi dopo Linneo praticamente rispetto a questo ci ripenserà e quindi dirà no, diciamo, non è possibile definire una specie come mostro
E quindi lo inserirà praticamente come diciamo, sotto la specie della Sepia officinalis. Quindi in questo senso, fondamentalmente, questo è importante perché c'è, diciamo così, il primo forse passaggio della storia tra quelli che erano un po' i bestiari, diciamo così, medievali, a una rappresentazione scientifica della conoscenza, la tassonomia scientifica della conoscenza. Nello stesso tempo, per esempio, abbiamo nel 28, appunto, Lovecraft che si ispira al calamaro gigante per creare il mito di Cthulhu. Quindi anche in questo senso è un'altra storia che, diciamo, può essere collegata a quella del calamaro gigante, per poi arrivare appunto al 2015-2020, in cui in questo caso il CCNR ha sviluppato, diciamo, modelli di nicchia ecologica che vanno a predire dove si trova il calamaro gigante utilizzando delle reti neurali. Scusate. Bene, tutta la nostra base di conoscenza tende, diciamo, a rappresentare praticamente e a esprimere i dati in essa contenuto come link and open data, quindi seguendo il paradigma del link and open data. Quindi tutti gli elementi delle nostre narrazioni sono identificati tramite iri univoci, che iniziano per HTTP, cliccando su un IRI, quindi su un elemento, è possibile accedere alla descrizione dell'elemento stesso, quindi a tutte le entità che compongono la narrazione. Inoltre, è possibile praticamente, diciamo, ad accedere e a diciamo, conoscere quelle che sono le relazioni semantiche che intercorrono appunto tra due entità. Nello stesso tempo, diciamo, il nostro concetto di narrazione permette praticamente di rendere disponibili dati come FAIR, cioè da una parte è possibile quindi, diciamo, trovare questi dati in maniera semplice praticamente da parte sia degli umani che dei computer e quindi rielaborarli. Sono accessibili questi dati perché appunto sono sempre accessibili online e utilizzando poi appunto la rappresentazione come link in open data sono facilmente interoperabili in altre knowledge base, interoperabili, quindi diciamo utilizzabili da altre applicazioni che utilizzano linked data e quindi sono facilmente riusabili anche da parte di diciamo studiosi che vogliono praticamente utilizzare la nostra base di conoscenza, quindi o una narrazione particolare o più narrazioni, per andare praticamente a rappresentare un dominio di conoscenza più vasto rispetto al proprio. Bene, questa nostra, diciamo, l'iscrizione di questa nostra idea di narrazione, poi di ontologia, è stata pubblicata adesso nel 2021 sul Semantic Web Journal e qui ho riportato il sito dove è possibile praticamente, diciamo, visualizzare le narrazioni che, diciamo, come prova abbiamo sviluppato fino adesso. Quindi una sul calamaro gigante, sulla vita di Dante, sulla vita di Lucida Klimt e poi praticamente sui cambiamenti climatici. Attualmente, poi concludo, sono le ultime slide, diciamo, stiamo cercando di arricchire le funzionalità diciamo, di visualizzazione del nostro tool di NBVT, soprattutto praticamente introducendo come modalità di visualizzazione quella delle story maps. Questo ci consente anche praticamente, diciamo, diciamo, non solo consente, ma diciamo, ci obbliga a, diciamo così, riuscire a rappresentare in questo caso anche lo spazio nell'ambito della nostra ontologia in maniera, diciamo, più puntuale, cosa che fino ad oggi non è stata fatta. Quindi, che cosa sono le story map? Le story map sono praticamente delle mappe che vengono utilizzate per raccontare delle storie sono praticamente delle rappresentazioni di mappe interattive che possono essere appunto arricchite con testi e con immagini oppure con video. Qui ho riportato l'esempio di una story map praticamente sviluppata attraverso la libreria ArcGIS. Quali sono i problemi che si presentano oggi, diciamo, allo stato dell'arte rispetto ai software, per la creazione di story maps? Che la maggior parte di questi software sono commerciali, quindi sono a pagamento. Dall'altro lato, praticamente ogni storia creata con questi software è disconnessa dall'altra, quindi non c'è un grafo praticamente, diciamo, che le connette, nemmeno per tema. Non c'è un supporto collaborativo nella creazione di queste narrazioni e inoltre non sono integrabili con nessun virtual research environment che per esempio sono attualmente diciamo, sistemi molto comuni ed utilizzati nell'ambito delle infrastrutture di ricerca digitali. Bene.
L'idea qual è? La nostra idea qual è? È quella di praticamente usare le tecnologie del Semantic Web per rappresentare quindi la conoscenza da una parte, dall'altra praticamente usare del software gratuito per fare una rappresentazione grafica di questa conoscenza sotto forma di story maps, però combinare praticamente questa interfaccia grafica con praticamente la nostra ontologia delle narrazioni in modo appunto da rendere poi i dati visualizzati come story maps disponibili come link in open data e naturalmente in renderli appunto fair. Dall'altro lato praticamente si vuole anche rendere questo nuovo software interoperabili con Virtual Research Environment a fine di importare direttamente dati da questi ambienti. Bene, contiamo di fare un piccolo esperimento su questa nostra idea nell'ambito di un progetto che si chiama Moving, e che è un progetto europeo che è partito nel 2020 e finirà nel 2024, che ha 23 partner e che è appunto nell'ambito di quello che è chiamato Green Growth, si focalizza praticamente sulle montagne. Ovvero, dato che il 36% diciamo, dell'Europa è coperto da montagne, questo progetto mira praticamente a definire nuove, diciamo così, e più adeguate filiere per contribuire alla resilienza e alla sostenibilità di aree di montagna rispetto praticamente ai cambiamenti climatici. Quindi, che cosa vogliamo fare noi nell'ambito di questo progetto? Questo progetto ha proprio come scopo quello di creare narrazioni e quindi praticamente diciamo ha scelto le narrazioni diciamo presentate da noi perché consentono appunto da una parte di avere praticamente un grafo dei dati, quindi di collegare queste narrazioni le une alle altre. E quindi cosa vogliamo fare con queste narrazioni? Vogliamo narrare praticamente quelle che sono appunto le filiere, e per filiera di montagna si intende per esempio quella a livello di prodotto alimentare, da come si produce il latte alla produzione del formaggio e come questo viene, diciamo, si trova appunto nel negozio. E dall'altro lato anche appunto si vogliono narrare servizi ecosistemici, che possono essere quindi naturalistici, culturali e anche prodotti alimentari stessi. Si vuole poi narrare attraverso appunto il nostro strumento quelli che sono gli output del progetto e anche fare, diciamo, usare questo strumento, quindi le nostre storie, le nostre narrazioni così create come praticamente strumento di disseminazione scientifica. Ecco, la mia parte si è conclusa, grazie e passerei appunto la parola a Daniele Metilli che invece appunto si focalizzerà sulla narrazione, praticamente il testo. Sì. Daniele, non sentiamo niente, forse hai il microfono chiuso, mi sembra. Ora mi sentite? Sì. Ok, grazie. Allora, sto condividendo lo schermo. Mi confermate che vedete slide? Sì? Ok. Sì, te lo confermo. Allora, questa seconda parte del seminario di oggi parla del rapporto tra narrazioni digitali e testo e quindi presenterà il nostro lavoro di ricerca perché parallelamente al lavoro che vi ha presentato la mia collega Valentina Bartalesi, sta procedendo verso la realizzazione di un sistema per estrarre narrazioni dal testo. Quindi riprendo un secondo alcune delle cose che sono state dette prima. Prima di tutto abbiamo questa narrative ontology, che è un'ontologia per la rappresentazione di narrazioni formali basata sui linguaggi standard del Semantic Web, in particolare AWL e SWRL, è integrata con delle ontologie di riferimento, CDOC CRM, FRBROO e OutTime. Sulla base dell'ontologia abbiamo un tool chiamato RBVT che consente di costruire e visualizzare narrazioni, è stato applicato in quattro casi studio, di cui alcuni sono stati presentati poco fa. La biografia di Dante Alighieri, la biografia di Gustav Klimt, la storia del calamaro gigante e la storia del cambiamento climatico. Un altro caso studio che si aggiunge oggi, perché è stato pubblicato oggi sul sito del
del progetto è questo caso studio su Montale, che è una narrazione un pochino diversa, che in qualche modo va di più a guardare il testo, perché appunto è basata su una poesia di Montale che si chiama La Primavera Itriana e collega il testo della poesia agli eventi espressi in essa. Questa narrazione è stata costruita da Beatrice Melis, che è una laureanda, utilizzando NBVT e importando entità da Wikidata e oggetti digitali dell'Europeana, e potete trovarla a questo indirizzo. E la sua tesi di laurea ha avuto come relatori il professor Casarosa, la professoressa Campeggiani e il dottor Meghini del CNR. Ok, passiamo invece a parlare del filone di ricerca che è stato oggetto anche del mio dottorato, cioè la rappresentazione del livello testuale della narrazione e l'estrazione della narrazione dal testo. Quindi partiamo dal fatto che tutto quello che abbiamo fatto finora in qualche modo non va a guardare il testo della narrazione più di tanto perché la narrazione viene costruita dall'utente tramite il tool, importando sì entità esistenti da Wikidata, oggetti digitali, immagini, eccetera, però appunto invece il livello testuale non è considerato. Quindi è rappresentabile, ma non è al centro della rappresentazione. Quindi, però le narrazioni invece sono spesso, molto spesso, rappresentate in forma testuale, o tramite libri cartacei o anche sul web. Quindi questo formato testuale di rappresentazione non è formalizzato, non è strutturato più di tanto e non è machine readable. Quindi per riuscire a collegare queste narrazioni testuali alle narrazioni digitali che noi realizziamo, dobbiamo fare qualche passaggio per poter estrarre dal testo gli elementi di narrazione che sono in esso contenuti. Quindi, cos'è che manca principalmente, o cos'è che mancava, diciamo, fino agli ultimi sviluppi che abbiamo realizzato e implementato? Prima di tutto la narrative ontology aveva una rappresentazione del testo abbastanza rudimentale, quindi il livello testuale era rappresentato, il livello testuale è quello che noi chiamiamo narration, che quindi è il livello più concreto, mentre il plot appunto è l'intreccio, cioè è qualcosa che sta in mezzo tra la fabula e la narration. E il plot appunto contiene gli eventi in un ordine non cronologico, ma nell'ordine che poi è rappresentato anche nel testo della narration. In più il testo nelle sue caratteristiche strutturali, nella sua semantica e il plot appunto avevano una rappresentazione molto basica. Quindi, dal punto di vista dell'ontologia c'erano da fare delle modifiche in questo senso per poter rappresentare in modo più dettagliato questi aspetti per poi supportare il lavoro di collegamento con la narrazione testuale che si può estrarre dai testi in linguaggio naturale. Dall'altro lato invece il lavoro più, questa è una cosa un po' più astratta, il lavoro un po' più concreto e implementativo era di identificare delle tecniche di natural language processing per riuscire a estrarre dal testo gli elementi di narrazione e poi costruire un sistema di costruzione di narrazioni che utilizza queste tecniche per automatizzare il più possibile la costruzione della narrazione. Quindi invece che lasciare all'utente la costruzione, cercare di automatizzarla il più possibile con queste tecniche. Quindi, prima di tutto, dal punto di vista dell'ontologia, l'ontologia è stata migliorata negli ultimi 2 anni, diciamo circa, rivalutando la concettualizzazione, esprimendola in logica del primo ordine, come è stato detto dalla mia collega prima,
e poi utilizzando i linguaggi Aula e Swirl. Quindi già questo è stato un lavoro che rispetto alle prime versioni dell'ontologia ci ha portato a fare dei passi avanti. E poi c'è stata questa integrazione con l'ontologia standard FRBROO che ci ha consentito soprattutto di rappresentare la struttura del livello testuale della narrazione. Poi però appunto abbiamo anche fatto un po' di lavoro per la rappresentazione della semantica del testo, per il ragionamento temporale che è fondamentale quando si va a estrarre dal testo informazione sugli eventi, perché comunque questi eventi sono collegati a dell'informazione temporale e quindi è importante poterla ricostruire per ricostruire l'ordine corretto degli eventi. E infine il livello del plot, cioè l'intreccio. Quindi tutti questi aspetti sono stati un po' rivisti e diciamo che questa rappresentazione è già quella che avete visto nelle slide della mia collega, cioè appunto una rappresentazione in cui abbiamo un grafo globale che contiene tutte le narrazioni e poi dei grafi singoli, ognuno con una narrazione, con i suoi elementi. Narration, fabula, media object, che media object è un livello ancora più concreto che indica il contenuto della narration. Poi ci sono dei frammenti, ci sono degli eventi che sono collegati ai frammenti testuali e così via. Quindi questo è un esempio appunto in cui abbiamo la morte di Dante a Ravenna. Quindi abbiamo l'evento della morte di Dante, a partecipante Dante, a tipo evento, a luogo Ravenna, Ravenna è un luogo. Questo per quanto riguarda la fabula, che è il livello che descrive la realtà, diciamo, o almeno la realtà per come è intesa nel mondo della narrazione, che può essere anche qualcosa di fittizio. Questo livello sottostante invece è il livello testuale di fatto, cioè dove abbiamo un frammento di testo che dice Dante è morto a Ravenna. E ha tipo media object fragment e questo frammento si collega al suo evento corrispondente. Quindi tramite una proprietà refers to che in qualche modo fa da ponte fra i due livelli. Per quanto riguarda il livello testuale, abbiamo appunto adottato FRBROO, come è già stato detto anche prima, e quindi questa ontologia è fondamentale per noi perché ci consente di rappresentare soprattutto il media object e i suoi frammenti, quindi tutti i frammenti testuali e in che relazione stanno gli uni con gli altri. In questo modo qui, cioè abbiamo una narrazione, la narrazione ha un media object, il media object ha dei frammenti, ogni frammento contiene altri frammenti e così via. Per esempio, Dante è nato a Firenze, Dante ha incontrato Beatrice, Dante ha scritto il convivio, sono tutti frammenti, no, che poi fanno parte di un unico grande media object. Questo è tutto, si può fare tutto tramite FRBROO. Queste proprietà che sono indicate qui sono proprietà che noi abbiamo definito noi, ma abbiamo dichiarato equivalenti a quelle di FRBROO per poter garantire una compatibilità con quello standard. In più, un lavoro aggiuntivo che è stato fatto e che per ora non fa parte della versione principale della Narrative Ontology per come è stata pubblicata, è un'integrazione con le ontologie dei cosiddetti linguistic linked open data, cioè dei sistemi per rappresentare le notazioni linguistiche tramite ontologie. In particolare è stata fatta un'analisi di tante ontologie del settore per cercare di capire quali potevano essere interessanti per rappresentare gli elementi narrativi e soprattutto la parte testuale della narrazione di cui abbiamo bisogno. Quindi, questa analisi ha portato all'identificazione di due ontologie che si chiamano NIF e GAF, che consentono di rappresentare alcuni aspetti che per noi sono importanti. Quindi questa è una versione modificata in cui sono state evidenziate con i prefissi GAF e NIF le proprietà e le classi delle proprietà che sono riprese da questa ontologia. Quindi la fabula rimane sempre uguale, però la narration, cioè il livello testuale, appunto
è stata resa compatibile anche con NIFI, che non vuol dire appunto rinunciare a FRBR o O, ma semplicemente fare un mapping tra le due in modo da avere le funzionalità di tutte e due le ontologie. Quindi, ad esempio, da NIF, in NIF abbiamo il concetto di parola che in FRBR o O non c'è perché non arriva mai a quel livello così concreto, o il concetto di frase. Inoltre, appunto, abbiamo un collegamento tra il frammento e il suo contenuto e il collegamento tra un frammento e il frammento che lo contiene e così via. Andando ancora un po' oltre, sul livello della narration, usando NIF possiamo andare a definire gli indici, per esempio, delle parole all'interno di un frammento di testo. Che questo non si può fare tramite FRBR o O, ma è molto utile perché possiamo tenere tutta questa informazione nel grafo e quindi, per esempio, dire dall'indice tot all'indice tot c'è un frammento di testo che rappresenta l'entità Dante Alighieri. E poi possiamo anche, conservando tutto quanto nel nostro grafo, in futuro fare delle query anche direttamente sul testo, che quindi viene rappresentato per intero all'interno del nostro grafo. Della nostra knowledge base. Un'altra cosa che consente di fare NIF, che qui non ho messo, per esempio, è la rappresentazione di annotazioni multiple sullo stesso testo, e quindi se abbiamo più sistemi di estrazione che ci dicono uno che no, quel frammento di testo indica Dante con con un livello di confidence del 70%, per esempio, possiamo mantenere quell'informazione. Possiamo mantenere più versioni diverse della stessa notazione, e quindi questo ci consente anche di lasciare all'utente poi più margine di manovra tra quello che è stato estratto dal testo in modo automatico su cosa scegliere. Per quanto riguarda il plot è un livello intermedio tra il livello testuale e il livello della fabula. Finora era stato rappresentato in modo molto limitato, nel senso che veniva derivato automaticamente mettendo insieme il testo e la fabula, perché il testo va, gli eventi nel testo sono nell'ordine del plot, la fabula ha gli eventi in ordine cronologico, quindi mettendo insieme la fabula con il testo si estrae il plot. Il problema qual è? Che in alcuni casi non è detto che noi abbiamo il testo, perché la narrazione potrebbe essere stata definita in modo interamente digitale senza indicare un testo, oppure potremmo avere un testo che in parte è sconosciuto, quindi però potremmo sapere il plot. Quindi è importante avere una rappresentazione aggiuntiva di questo livello intermedio da utilizzare quando è necessario, non necessariamente sempre. Un po' va a duplicare gli altri due livelli, però in alcuni casi può essere utile. Quindi questo non può essere fatto direttamente collegando gli eventi della fabula in un ordine non cronologico corrispondente all'ordine del plot, ma invece è necessario definire delle unità di plot per il fatto che possono esistere più plot per una stessa fabula e quindi appunto bisogna separare i due livelli. Un'altra cosa molto importante che è stata implementata è che è fondamentale anche per quanto riguarda l'estrazione del testo, è il ragionamento temporale, che è stato fatto tramite il lavoro di Sotiris Batakis, che adesso qui non ho indicato purtroppo in nota, però lo trovate nel nostro articolo, basato sulla logica temporale di Allen. Noi associamo a ogni evento un suo intervallo temporale. Questi intervalli temporali possono essere in diverse relazioni fra di essi, cioè possono coincidere, possono essere uno prima dell'altro, possono quando finisce uno iniziare l'altro e così via. Sulla base di queste relazioni è possibile definire delle regole che ci dicono se l'evento A inizia per esempio prima dell'evento B e l'evento B inizia prima dell'evento C, allora tra A e C, no, posso dedurre una relazione. Quindi abbiamo implementato appunto questo sistema di reasoning sul ragionamento temporale che è utile soprattutto quando abbiamo informazioni, quando abbiamo conoscenza temporale frammentaria o incompleta, per poter dare un senso alla linea temporale. Infine, un altro lavoro che è stato fatto ulteriore è quello relativo alla rappresentazione degli schemi di evento
che serve per rappresentare classi di evento che sono, che seguono sempre la stessa struttura, per esempio una partita di calcio. Quindi una partita di calcio avrà sempre un primo tempo, un secondo tempo e poi potrebbe avere i tempi supplementari. Quindi è importante poter rappresentare il fatto che tutte le partite di calcio hanno questa struttura qui. Quindi questo anche è un'altra funzionalità che è stata aggiunta di recente all'ontologia ed è stata sviluppata nell'ambito del progetto europeo Mingay. Quindi quello che ho fatto io nel mio dottorato, oltre a partecipare a questo sviluppo qui, è stato, questi sviluppi sull'ontologia, è stato poi sviluppare un sistema di estrazione di narrazioni dal testo che ho chiamato NarraNext, dove next sta per prossimo, futuro, insomma, ma anche per narrative extraction. Questo sistema è basato sul modello ontologico un po' espanso che ho descritto in precedenza e su diversi componenti per l'estrazione di elementi narrativi dal testo. Ognuno di questi componenti esegue un task e poi questi task, i risultati di questi task vengono passati a un'interfaccia web che è utilizzata da un utente umano. Perché? Perché comunque abbiamo visto che non è ancora possibile estrarre in un modo abbastanza accurato un'intera narrazione dal testo con la tecnologia attuale, quindi è importante comunque avere sempre un lavoro finale, si spera il più possibile ridotto e meno faticoso possibile, da parte di un essere umano per poter finalizzare la narrazione. Per esempio, se noi prendiamo un testo molto semplice come questo testo di sette parole, Dante ha incontrato Beatrice a Firenze nel 1274, credo che è una frase semplice e breve, però in realtà possiamo da questa frase estrarre molte informazioni, perché prima di tutto abbiamo un evento, cioè l'evento di incontro, no? Quindi questa parola meta ci dice che l'evento è di tipo meeting. Prima di tutto esiste un evento, questo evento è di tipo meeting e l'evento è l'evento di incontro tra Dante e Beatrice, quindi sono già tre cose. Poi abbiamo Dante è una persona, ma è anche Dante Alighieri, quindi abbiamo altre due informazioni utili, però abbiamo anche il fatto che Dante partecipa all'evento, quindi un'altra informazione in più. Allo stesso modo, stessa cosa per Beatrice, Beatrice è una persona, Beatrice è Beatrice Portinari, Beatrice partecipa all'evento. Firenze è il luogo dell'evento, ma è anche una città, quindi abbiamo e la stessa cosa per il tempo, per l'anno. Quindi tutte queste informazioni sono contenute in una frase semplice e devono essere estratte. Per poterle estrarre abbiamo bisogno in realtà di diversi tipi di componenti, ognuno per le tipologie di conoscenza che ci serve estrarre e rappresentare nella nostra ontologia. Quindi abbiamo identificato dei requisiti. Qui non avevo tempo oggi di riportarvi dei dettagli sui risultati degli esperimenti che abbiamo fatto, però ho elencato almeno i task principali, che sono tanti, che devono essere completati per poter riuscire a stare una narrazione nel modo più automatico possibile. Cioè, prima di tutto, riconoscere gli eventi nel testo, perché per noi l'evento è l'entità fondamentale della narrazione. Cioè, è quello che compone la fabula il nostro approccio è basato sugli eventi, no? Mentre altre rappresentazioni, altri modelli narrativi magari sono basati su altri concetti e mettono al centro, per esempio, il personaggio, nel nostro caso sono gli eventi. Quindi dobbiamo riconoscere gli eventi nel testo e classificarli, per esempio, evento di nascita, evento di morte, evento di incontro, eccetera. Dobbiamo riconoscere le entità nominate, per esempio Dante e Beatrice, ma anche le entità temporali, per esempio un anno, una data. Dobbiamo anche riconoscere gli argomenti degli eventi, ovvero dobbiamo riconoscere quando una di quelle entità nominate è un partecipante dell'evento. Quindi non sempre quando viene nominato Dante, Dante è partecipante di un evento. Magari la persona che ha scritto il testo sta solo dicendo qualcosa su Dante senza nominare degli eventi. Quindi
Anche questo è un task abbastanza complicato da realizzare. E infine classificare anche le relazioni tra gli eventi e i loro argomenti. Dove ho messo un segno di spunta verde, vuol dire che abbiamo ottenuto dei risultati abbastanza soddisfacenti, mentre dove ho messo un segno giallo vuol dire che ancora c'è da lavorare e abbiamo ottenuto dei risultati, ma non hanno un'accuratezza soddisfacente dal nostro punto di vista per quello che vogliamo realizzare. Quindi, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento degli argomenti delle relazioni, tutto quello che riguarda la relation extraction è più complesso rispetto alla semplice classificazione di una parola o più parole, quindi per questo motivo lì ci sono un po' più di difficoltà. E poi c'è il linking, cioè il linking vuol dire collegare le entità presenti nel testo, come Dante o Beatrice, alle entità corrispondenti presente in una knowledge base o in un grafo esistente, che nel nostro caso è Wikidata, che è quello che usiamo sempre come riferimento. Un altro task importante che è molto utile è la coreference resolution, che anch'essa è piuttosto complessa. E poi abbiamo, in teoria è possibile anche andare a cercare di estrarre relazioni tra evento ed evento, quindi un evento causa un altro evento, un evento è parte di un altro evento. Questo qui ancora non l'abbiamo fatto, è una cosa che si può esplorare, ma ritengo che sia piuttosto difficile riuscire a realizzarlo con la tecnologia attuale. Infine, lasciamo fare all'utente il lavoro finale di costruzione, di mettere insieme tutti questi pezzettini che sono stati estratti e costruire la narrazione finale. Il workflow che è stato implementato è questo, cioè utilizziamo un sistema di rete neurale per l'estrazione degli eventi e degli argomenti, usiamo una pipeline standard per l'NLP, che corre NLP per alcuni altri task. Usiamo un componente specifico per l'estrazione di informazione temporale che si chiama Idle Time, che è stato pensato e testato specificamente su testi narrativi, quindi nel nostro caso funziona molto bene. E usiamo per l'entity linking con Wikidata OpenTapioca, che è un entity linker abbastanza nuovo e non molto conosciuto, però ci consente di risolvere alcuni problemi. E di linkare a qualunque entità presente in Wikidata. Infine abbiamo l'event linking, cioè il tentativo anche di collegare l'evento stesso all'evento presente in Wikidata quando è possibile tramite un po' di graph matching. E infine abbiamo l'interfaccia utente dove viene fatta la costruzione della narrazione. Sì, scusate qui. Ok. L'architettura modificata che è stata implementata è quindi questa, cioè la parte a destra è quella che vi ha già fatto vedere la mia collega Valentina Bartalesi prima ed è rimasta pressoché identica. La parte a sinistra è modificata nel senso che non è l'utente che magari va a leggere il testo e inserisce, ma è il testo viene importato in un sistema di estrazione della narrazione dal testo, poi il risultato viene passato all'interfaccia e l'utente agisce tramite l'interfaccia. Rimane sempre l'importazione della Wikidata comunque. Per quanto riguarda, adesso non ho tempo di farvi vedere tutti i componenti, Sì, però per appunto. quanto Daniele, forse è meglio sì, avviare. anche perché siamo un po' in ritardo, quindi vi dirò solo alcuni aspetti principali, diciamo. Per quanto riguarda la rete neurale, abbiamo usato BERT, il modello di Google, che diciamo, ci ha consentito di fare dei passi avanti rispetto al sistema precedente. Per quanto riguarda l'informazione temporale, abbiamo usato Idle Time, come ho detto prima, qui ho messo i riferimenti agli articoli. Per quanto riguarda l'entity linking, abbiamo usato OpenTapioca, che ci consente di linkare a tutte le 93 milioni di entità di Wikidata e non soltanto a un set più limitato come altri entity linker che magari vanno solo su Wikipedia o su una Wikipedia in una certa lingua. E poi vabbè, questo componente per il graph matching di cui ho parlato. L'interfaccia che è stata implementata è un po' diversa da quella di NBWT perché era necessario mettere al centro il testo. E quindi in questo caso abbiamo appunto
qualcosa di modificato che andrà integrato ovviamente con NBVT in futuro perché vogliamo mantenere entrambi i tool. Quindi vabbè, abbiamo una rappresentazione degli eventi fatta in questo modo in cui è possibile trascinare dal testo l'entità relativa al tempo, al luogo e alle persone e a tutto il resto, tutti i partecipanti dell'evento. Abbiamo anche altre informazioni che sono corrispondenti a quelle contenute in NBVT. La validazione sperimentale è fatta su un corpus di biografie, perché le biografie sono, diciamo, testi abbastanza lineari in cui gli eventi sono rappresentati in modi abbastanza chiari, diciamo, vengono rappresentati tutti gli eventi principali della vita di una persona. Quindi abbiamo usato biografie da Wikipedia. E per quanto riguarda i risultati, per ora abbiamo risultati abbastanza soddisfacenti per quanto riguarda il riconoscimento degli eventi, delle entità nominate, anche quelle temporali, anche la normalizzazione delle entità temporali per riconoscere esattamente la data specifica, per esempio, e il linking, mentre per tutto quanto riguarda le relazioni tra evento, argomento, tra evento ed evento e anche la coreference, abbiamo dei risultati un po' meno soddisfacenti ed è più utile coinvolgere l'utente. Come applicazioni abbiamo, ma vi ha già parlato la mia collega, sia del progetto Mingay, abbiamo anche il progetto HDN, che è un progetto relativo a Dante, in cui l'ontologia di HDN è stata integrata con l'ontologia delle narrazioni nostra. E lì stiamo facendo tutto un lavoro sul linguaggio della Divina Commedia e quindi probabilmente lì sarà interessante poi andare a fare un po' di integrazione anche con queste ultime cose che sono state sviluppate. Quindi concludendo, semplicemente abbiamo appunto una versione della Narrative Ontology che supporta meglio la rappresentazione del livello testuale, lo sviluppo di un tool per l'estrazione di narrazioni dal testo e una validazione sperimentale che ancora deve essere del tutto completata comunque perché faremo poi dei test utente e tutto quanto. E poi abbiamo applicazioni a progetti. Come future work, una cosa a cui si era pensato all'inizio, prima proprio all'inizio di questo lavoro, era di applicare questo sistema anche all'estrazione di eventi e di narrazioni dalle notizie, oltre che ad altri ambiti come le biografie. Ovviamente testare e migliorare la performance del sistema, quindi migliorando anche quei task che non sono del tutto ottimali, e poi sviluppare dei componenti per fare confronti, integrazioni di narrazioni, fare visualizzazioni, che è cosa che diventa molto interessante fare nel momento in cui possiamo rappresentare tante narrazioni in breve tempo, no? Automatizzando di più il lavoro. Quindi questo appunto ci consentirà poi di costruire e di aprire dei nuovi percorsi di ricerca interessanti. Grazie, ho finito. Se ci sono domande. Bene, grazie a Valentina, grazie Daniele. Dunque io rompo proprio io il ghiaccio, anche se siamo un pochettino diciamo, in ritardo, quindi non so quanto può andare avanti la discussione. E rompo il ghiaccio con due, diciamo, carichi da 11, diremmo. Nel senso che vi faccio due domande un po'. Mi raccomando, pigliatele bene, perché mi conoscete e sapete che esprimo in maniera molto diretta le mie opinioni, ma non è in nessun modo una critica alla bontà scientifica del vostro lavoro. Quindi sia ben chiaro che non è niente di. Però io ho due enormi perplessità. La prima è che ormai è la, non so. Qual è, diciamo, ci sono stati diversi seminari che mi hanno parlato di ontologie dall'inizio dei seminari di cultura digitale e ancora non vedo la luce in fondo al tunnel, cioè ancora mi sembra un processo estremamente complicato, estremamente diciamo molto diciamo che si sforza di ridurre la complessità del reale
in un percorso logico e razionale e leggibile dalla macchina, a fronte però di, mentre nel database la forzatura era di standardizzare il dato, in questo caso si devono in qualche maniera standardizzare, passatemi il termine che è sbagliato, i legami, ok? I percorsi e quindi l'ontologie. È un percorso veramente, dal punto di vista logico, talmente un po' assurdo e che diventa secondo me complicato e quindi che io faccio veramente fatica a percepirne non tanto l'utilità, perché in via teorica l'utilità ce la vedo tutta, in via pratica invece faccio una fatica ancora, veramente non la riesco a vedere e infatti non mi pare che stia andando moltissimo avanti. Prendetela come una provocazione. L'altra invece domanda che mentre parlavate, francamente, mi è proprio emersa fortemente in testa è questa. È la concezione di storia che voi portate, cioè che questo discorso porta. Questo prescinde dall'utilità, nel senso che io stessa sono assolutamente convinta che il database tipo europeana non mi restituisca, non sia abbastanza, ok? Quindi che mi restituisca una serie di dati, ma che non mi consenta di collegare in nessun modo di collegare i puntini. E su questo siamo assolutamente d'accordo. Tuttavia, voi parlate di narrazione, quindi parlate di storia. Allora, a qualsiasi livello, no? Infatti avete fatto l'esempio della storia di Dante, Dante incontrato Beatrice, Dante morto a Ravenna, cioè fate storia, ok? Bene, allora è una concezione della storia che a livello storiografico è defunta dagli anni 30 del secolo. È la storia venemensiele, è la storia degli avvenimenti. Infatti, una delle vostre finalità qual è? Individuare eventi. E Braudel, anche Marbloch vi risponderebbero: ma gli eventi non esistono, no? Cioè non ci sono, non sono oggetti. E soprattutto la storia per eventi è una storia vecchia, rifiutata dal mondo scientifico degli storici. Inutile sostanzialmente, cioè non mi interessa, mi interessa fino a un certo punto che Dante sia morto a Ravenna o che Dante abbia anche incontrato Beatrice, ok? Perché agli storici, alla storiografia interessano altri tipi di indagini, altri tipi di dati che non si riflettono in questo tipo di narrazione. E qui ci vedo un po' un problema grosso, perché nel caso che non ora, ma tra 20 anni si riesca veramente a fare, abbiamo un ritorno a una narrazione che non è storia, è qualcosa di altro, è diciamo una semplificazione sbagliata del discorso storico e quindi proprio a livello concettuale non mi piace, ecco, questo era la mia. Mi rendo conto che vi ho messo tra le mani delle patatone bollenti, però insomma, tanto siamo qui per dialogare, quindi ditemi. Va bene, se siamo qua per buttare fuoco sull'acqua, aggiungo che anche da un punto di vista della comunicazione, aver un po' appiattito la narrazione sulla fabula, quindi alla fin fine sulla timeline, vedendo l'intreccio quasi come un optional, anche da questo punto di vista, sicuramente. Cioè, la vostra analisi tiene molto alla timeline, quindi a legare tutto alla linea temporale. E questo in molti contesti, può essere un po' riduttivo. Ovviamente non sono così poi in realtà drammatico come Enrica, e trovo che ci siano anche tanti altri contesti nei quali Sì, ma loro non se la prendono, possa rendere vogliamo anche bene. insomma il suo servizio.
Ecco, però ecco la parola narrazione, a me che non sono neppure un umanista, eccetera, ecco, la vivo e l'ho vissuta sempre in modo un po' più romantico rispetto a una linea temporale, sia da un punto di vista delle idee che del racconto. Sì, sicuramente diciamo, parto dall'ultima diciamo, considerazione. Aver, diciamo così, siamo partiti dalla linea temporale per diciamo, un discorso anche di approccio diciamo, che è stato nostro, che è stato bottom up, nel senso che siamo partiti dal basso, quindi da quello che riuscivamo in questo caso a rappresentare anche a livello logico con una diciamo, anche più accuratezza, per poi diciamo, cercare di crescere. Naturalmente la nostra ontologia, e questo diciamo così non l'abbiamo detto, però forse era essenziale, non vuole essere un'ontologia diciamo in questo momento per esempio che riesce a rappresentare quindi praticamente diciamo romanzi per esempio di fantascienza o insomma la fiction in generale perché in questo momento diciamo così abbiamo cercato di partire con eventi diciamo così che sono eventi reali. Anche questo abbiamo dovuto poi fare una limitazione, no? Per esempio dove a cosa ci limitiamo, quale livello di rappresentazione diciamo prendiamo, cioè noi abbiamo preso praticamente il punto di vista del narratore, perché poi potremmo scendere invece più nel dettaglio, perché potrebbe essere un punto di vista che all'interno della storia è quello di un personaggio, quindi anche qui abbiamo dovuto fare un po' delle scelte di campo per riuscire diciamo a instradare la nostra ricerca. Quindi sicuramente ci sono al momento dei limiti, ma ne siamo anche consapevoli, ecco, questo mi sembra un primo passo. Dall'altro lato, per quello che ci diceva Enrica, se posso sulla storia, diciamo che noi però non è che diciamo le nostre storie diciamo così non sono intese, almeno non abbiamo fatto un'indagine tra virgolette storiografica, no, per rappresentare diciamo così proprio diciamo eventi storici. Per quanto ci riguarda diciamo abbiamo già almeno nell'ambito del semantic web e dell'ontologia avere un approccio diciamo così che è event based e non incentrato solo e soltanto su un'entità, diciamo questo è già un passo in avanti rispetto a quello che viene attualmente proposto, a quello che è lo stato dell'arte. Perché appunto anche l'ontologia che sta dietro a Europeana propone un event base che però è diciamo solo introdotto diciamo più di recente ed è implementato diciamo così a metà anche per la difficoltà in realtà di mappare eventi in questo ambito, quindi diciamo che cioè non è diciamo il nostro obiettivo sicuramente quello di fare un'indagine diciamo storica in senso stretto, ci siamo limitati a diciamo a descrivere diciamo delle storie che possono essere appunto diciamo non di alta complessità. Ad ogni modo, per esempio, abbiamo fatto un esperimento su per quanto riguarda la vita di Dante con uno storico sulla realizzazione della timeline, e lui è riuscito, diciamo così, usando i nostri strumenti a creare questo concetto e questa storia. Daniele, se vuoi aggiungere. Sì, no, volevo solo aggiungere. Sono d'accordo, però cioè secondo me quando si bisogna modellizzare o anche standardizzare, no? È inevitabile scegliere. Semplificare e sacrificare qualcosa. È chiaro che è sempre possibile andare ad analizzare, per esempio, nel dettaglio, no, uno specifico evento storico, una specifica narrazione. E trovare tantissimi aspetti che non abbiamo rappresentato nella nostra ontologia, perché sono concetti talmente complessi che è praticamente impossibile rappresentare tutto tramite un unico modello. Quello che noi abbiamo cercato di fare è vero, è una semplificazione
che potrà essere migliorata certamente nel corso del tempo, rappresentando altri aspetti, come adesso stiamo facendo con questa rappresentazione del testo, come può essere come facciamo con la rappresentazione del, come sta facendo Valentina con la rappresentazione dello spazio. Non, secondo me, non arriverà mai a rappresentare l'intera complessità della narrazione per come, o della storia, per come può essere intesa da una persona che ci lavora, insomma, in quell'ambito. Quindi sì, è una semplificazione che secondo me può essere utile in casi specifici, come nel nostro caso delle biblioteche digitali, senza avere la pretesa sicuramente di andare A a rappresentare tutto, sostituire, direi, sì, sì, o a o a sostituire sostituire altre rappresentazioni e che altre possono essere narrazioni più anche, sì. E efficaci. Sì. allo stesso tempo, diciamo così, se C'è posso, anche cioè, da un lato, diciamo così, dell'utilizzo di ontologie, quindi di utilizzare poi, diciamo così, dati che sono resi quindi disponibili, per esempio come il link in Open Data. Ora faccio un esempio, se appunto sto facendo un progetto dove utilizzo le tecnologie del web semantico su, diciamo così, una conoscenza relativa a opere geografiche del medievali e rinascimentali, diciamo in questo caso praticamente abbiamo visto per esempio che una knowledge base creata come link in Open Data può essere per esempio collegata con altri tipi di knowledge base già esistenti e quindi rese disponibili, per esempio una sulla diciamo quella che viene chiamata la migrazione dei manoscritti, no? Quindi dove qual è stato il percorso praticamente fatto da un manoscritto e noi abbiamo praticamente alcuni di quei manoscritti anche nella nostra knowledge base e quindi praticamente a differenza dell'uso di un database in cui io per collegare due database dovrei conoscere lo schema relazionale di un database e quindi cercare di associarmi diciamo, e integrarli diciamo, con uno schema comune, in questo caso praticamente posso semplicemente collegarmi con una relazione semantica a questa base di conoscenza e poi utilizzare questa conoscenza per dare un'informazione diciamo, più ampia rispetto in questo caso ai manoscritti, per esempio, medievali. Ha alzato la mano Vittore, io approfitto per salutarvi perché ho ricevimento in un'altra stanza. Continuate pure la discussione comunque. Arrivederci. Vai Vittore. Arrivederci, grazie. Ma io volevo solo aggiungere e chiedere a Valentina, te hai detto che diciamo, prima non va bene per la fantascienza. A me sembrerebbe al contrario, che diciamo, questa struttura si presta molto bene agli aspetti favolistici. Biancaneve e i sette nani lo racconti benissimo con questa struttura. Mentre, Sì, però e devo questo avere. scavalca l'aspetto storico che diceva Enrica, perché chiaramente. Quando sei in un ambito favolistico, diciamo, va tutto bene. Ecco, era No, questo però che. io intendevo fantascienza nel senso Vittore, per esempio, no? Se io nella fantascienza ho un tempo, no? Che non è rappresentabile attualmente con la nostra ontologia perché i tempi sono particolari, no? In questo caso praticamente mi sono, diciamo, ho delle limitazioni o per esempio con la granularità temporale, no? Se io voglio fare una granularità che è quella al secondo, attualmente con la nostra ontologia non ci riusciamo, quindi è ovvio che ci sono dei limiti, diciamo. Per esempio ho pensato appunto alla letteratura di fantascienza, ma per altro tipo di letteratura, per esempio quella favolistica da cui noi poi siamo anche partiti nella nostra indagine all'inizio, quando ho detto che siamo partiti da studiare la narratologia, noi abbiamo utilizzato per esempio i formalisti russi e quindi le favole, no? E quindi praticamente fondamentalmente la nostra ontologia riesce a No, raccontare quello secondo favole, me è ecco, perfetta per raccontare le favole, è però perfetta. naturalmente ci sono poi dei limiti, ecco, di quest'altro tipo, ma io parlavo proprio di letteratura fantascientifica nel senso riferita appunto al tempo, no? Per esempio a piani temporali sovrapposti, questo per il Sì, momento non è vabbè, possibile. come diceva Daniele, è un modello, È un modello, sì, e abbiamo col fatto delle modello non puoi scelte, cogliere tutto. sì, non, sicuramente sì, questo Sì. sicuramente è il limite di un po' di tutti i modelli, ecco, però. Va bene, era giusto Va bene, quello. allora ci sono altre domande dagli studenti? Vabbè, visto che sono le 16:04, direi di ringraziamo i relatori, grazie molto, tutto molto interessante. Io non mi Grazie. sento di condividere del Grazie tutto le critiche di Enrica, chiaramente, perché credo che le vostre narrazioni possono essere anche in alternativa, quindi
non è che ci, lo strumento obbliga a una unica narrazione, no? Anzi, una delle cose che accennava Daniele era proprio la possibilità di mettere a confronto diverse narrazioni, che credo che questo sia interessante. Va bene, grazie. Va bene. E Maria, un'ultima domanda, la registrazione e le slide, dove le troviamo? Perché ora vediamo, sono andati un po' da una parte, un po' dall'altra, quindi dobbiamo, tanto chiudo la registrazione. Va bene, se poi ce lo fai sapere da qualche parte...